Salve a tutti e a tutte, sono Cristian Carmosino e sono qui per parlarvi di questo film che sto cercando di realizzare, che si chiama Il Paese degli Uomini Integri. Mi trovavo nel 2014 in Burkina Faso per fare un lavoro per l'università e durante quei giorni è scoppiata un'insurrezione popolare. Ho potuto testimoniare una vera rivoluzione, non guidata dall'alto, spontanea. Oltre 1 milione di manifestanti hanno invaso le piazze, hanno attaccato il Parlamento, l'hanno messo a fuoco e hanno cacciato un dittatore che era al potere da 27 anni. Quando iniziavano a sparare, io avevo paura, tendevo a correre e cercare il riparo. E moltissimi manifestanti venivano da me e dicevano: tu devi venire con noi, tu devi testimoniare, qualcuno deve raccontare quello che sta succedendo. Ho raccontato tutto questo in un documentario che è uscito un anno dopo, che si chiama Piedi Nudi. Nell'anno successivo sono accadute molte cose, c'è stato un colpo di Stato del vecchio regime che ha cercato di riprendere il potere e poi finalmente, alla fine del 2015, la popolazione burkinabè per la prima volta ha votato liberamente, democraticamente. Dopo queste elezioni sono successe molte cose e sono le cose che io vorrei raccontare in questo film. C'è un'Africa che noi non vediamo mai. L'Africa che noi vediamo è sempre quella che ci viene raccontata attraverso le migrazioni, però c'è tutta un'Africa che non può partire e in alcuni casi decide di non partire e lottare per la democrazia, per la libertà, per il benessere, per il progresso nel proprio paese. Ci sono quattro personaggi che conducono questa narrazione, che è una narrazione quotidiana di chi resiste e cerca appunto di cambiare il proprio paese dall'interno. Sam Scaleja, che è un musicista, attivista, membro di un'associazione che si chiama Balai Citoyen, protagonista dell'insurrezione popolare nel 2014, Costant, che è un ingegnere che è sceso in piazza come tutti gli altri, che durante quei giorni mi ha salvato la vita. Io ero da solo e in uno dei momenti dell'insurrezione mi sono trovato circondato da alcune persone che volevano sottrarmi la camera e Constant, insieme ad altri giornalisti che erano lì vicini, mi sono venuti in soccorso e mi ha salvato regalandomi una bandiera del Burkina Faso che ho portato sulle spalle nelle ore successive e che è diventata una specie di scudo. Oggi Constant è politicamente attivo e prima non poteva, oggi si può candidare alle elezioni. Lo stiamo seguendo e lo seguiremo nella sua campagna elettorale che si svolgerà nel 2020. Hassana l'ho conosciuta durante i giorni della rivoluzione. Con lei si è instaurato un rapporto silenzioso. Lei mi ha aperto la porta della sua casa, della sua famiglia. Vive con numerose altre persone in un appartamento senza acqua e senza luce, come tantissime persone in Burkina Faso, e ha un figlio piccolo che sta crescendo da sola, è disoccupata naturalmente, e ho seguito la lotta quotidiana, perché per lei è veramente una lotta quotidiana per sbarcare il lunario, per rimanere comunque dignitosi in un paese dove tutte le risorse sono sottratte da imprese occidentali. Ghost è un minatore e Ghost ha perso il suo lavoro in seguito all'insurrezione popolare perché si è fatto, come dire, promotore degli scioperi dei lavoratori che non venivano pagati da mesi, si è messo in evidenza per la sua attività politica e oggi è finito in una lista nera e non può più lavorare. Ghost ci ha portato in miniera. Abbiamo partecipato alle manifestazioni dei minatori fuori da una grande miniera gestita da un'impresa russa. Abbiamo visto le miniere spontanee. Siamo stati in luoghi che oggi non sono più raggiungibili. Tutto il paese, eccetto la capitale, è oggi sotto minaccia del terrorismo di diverse fazioni jihadiste legate ad Al-Qaeda, da fazioni legate all'ISIS. Prima di essere ucciso, al-Baghdadi ha dichiarato che il Burkina Faso e la zona dove sono adesso queste formazioni sarà la nuova sede dello Stato islamico.
Nell'ultimo anno sono stati uccisi oltre 1000 civili, sono stati minacciati interi villaggi, sono state chiuse delle scuole perché i professori sono stati minacciati, ci sono 300.000 ragazzi che non possono più andare a scuola e oltre 500.000 sfollati adesso si stanno raccogliendo intorno alla capitale Ouagadougou. Tutta questa situazione è generata da cosa? Forse dovremmo cambiare le politiche di sfruttamento di questi paesi, per cui le ricchezze possono rimanere all'interno di questi paesi. Questo secondo me è l'unico modo di aiutarle a casa loro. Durante tantissime delle proiezioni di A Piedi Nudi, moltissime persone che hanno visto il film mi hanno chiesto che cosa possiamo fare noi. Quello che percepiamo è l'impotenza di non poter fare qualcosa. Invece c'è un sentimento e un bisogno di sentirsi attivi, che è possibile fare qualcosa. Ecco, io credo che nel nostro piccolo ognuno possa fare qualcosa e se possibile, mi rendo conto che è una grande ambizione, cambiare un po' la narrazione di quest'Africa, che è un atto, secondo me, profondamente politico. Quindi vi invito a sostenere la campagna. Questo film è un film indipendente, autoprodotto, siamo liberi, vogliamo essere liberi, perché questa è la nostra forza. Se parteciperete a questa campagna di crowdfunding sarà un atto di contribuzione al cambiamento di questa narrazione. Vi ringrazio e ci vediamo presto, spero, al cinema per la visione di Il Paese degli Uomini Integri.